vi saluto nel mio canale, mi chiamo Lilia e questa sera vorrei condividere con voi il rito come raffreddare il proprio sentimento. Cari amici, qualche volta succede che i nostri sentimenti non vengono condivisi. Succede che noi ci affezioniamo alle persone, però non abbiamo riscontro dall'altra parte e quindi rimaniamo a soffrire, passare le nostre serate a pensare, pensare e ripensare, e più passa il tempo più noi rimaniamo male. Svolgendo consulti io mi sono accorta che tante persone veramente sono pronti a rinunciare a questo sentimento, ma non lo sanno come fare. Nel passato avevo già condiviso i rituali che vi potevano aiutare, quindi ho pensato di dare un rituale in più, perché è sempre meglio di avere più di un'arma per essere aiutati. Tutto ciò che vi serve innanzitutto di essere sicuri di voler raffreddare il vostro sentimento, la vostra passione, non pensare più a questa persona, e non importa se siete un uomo o una donna, importante la vostra intenzione di farlo. Tutto ciò che vi servirà è una candela di cera d'api, deve essere naturale, cera può essere sottile, non serve, a lunga durata. Con un ago dovete scrivere il nome della persona che vogliamo dimenticare, scriviamo in colonna da sotto a sopra. Una volta avete scritto, dovete accendere la candela e leggere la orazione. Leggiamo nella maniera che le parole devono toccare la fiamma, in vero senso della parola. Voi dovete visualizzare come le vostre parole entrano nel fuoco della fiamma. Dovete leggere questa orazione. Come questa candela si scioglie dal fuoco, così la mia sofferenza perde la sua forza. Quando la cera di tutto si scioglierà, il mio cuore per il nome si raffredderà. Io il resto della cera raccoglierò, lontano dalla casa mia seppellirò, e così la cera dentro la terra andrà, la mia sofferenza per il nome per sempre con sé via porterà. Che possa essere così, veramente e istin. Dovete leggere 6 volte, sempre toccando con le vostre parole la fiamma. La candela dovrebbe spegnersi completamente. Dopodiché raccogliamo la cera che è rimasta. Cercate di usare un guanto o un pezzo di carta, non con le mani nude. E dovete andare e seppellire lontano da casa vostra. Meglio se lo farete con una luna calante, vi aiuterà di più, sarete più forti. Ma se avete veramente bisogno, può essere svolto in qualsiasi momento. Nella orazione dove io ho detto il nome, voi dovete pronunciare il nome della persona quale volete dimenticare. Quando avete sotterrato la cera, resti della candela, dovete buttare 6 monete con la mano destra attraverso la spalla sinistra e dire: per la sofferenza ho pagato. Giratevi e andate via.
Io spero veramente che questo rito almeno a qualcuno aiuterà.